È possibile suonare una scala stonata che sia funzionale e bella da ascoltare? Lo scopriamo in questo video. Ciao, sono Luca Gianquitto, autore di eBlues Genetics, il primo e unico corso italiano che ti insegna come imparare a suonare blues in solo guitar style. Prima di continuare ti invito a mettere mi piace, ad iscriverti al canale e a cliccare sulla campanellina, in questo modo non ti perderai i prossimi video. Oggi vorrei parlarti di una scala diatonica di 7 suoni che è costruita sul settimo grado della scala minore melodica. Detto così potrebbe sembrare molto difficile, ma andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta. La scala minore melodica, detta anche in modo ipoionico, è una successione diatonica di 7 suoni. Facciamo un esempio in Do. Partiamo dalla nota di Do, abbiamo Re come secondo grado, Mi bemolle, ecco la terza minore, per questo è una scala minore. Poi andiamo a Fa, poi andiamo a Sol, abbiamo il La che è una sesta maggiore, il Si che è una settima maggiore e torniamo al Do. Proviamola in modo discendente. Quindi se andiamo un po' più dietro avremo la scala di Si minore melodica, eccola qui. E ancora un po' più dietro la scala di Si bemolle minore melodica che presenta anche una corda a vuoto. Guarda, Si bemolle, Do, Re bemolle, Mi bemolle, Fa, Sol a vuoto, La e Si bemolle. Come abbiamo accennato prima, questa scala dal suono particolarmente dissonante nasce sul settimo grado di una scala minore melodica. Per cui se questo è il primo suono della scala di Si bemolle minore melodica, il settimo sarà giusto un semitono discendente. Eccolo qua, la nota di La. Proviamo adesso a suonare la scala minore melodica di Si bemolle, ma a partire dalla nota La. Abbiamo La, Si bemolle, Do, Re bemolle, Mi bemolle, Fa, Sol e La. Bene, questa scala diatonica dal suono particolarmente dissonante viene chiamata modo superloquio ed è proprio la scala diatonica che andremo a sperimentare oggi all'interno di un blues. Il modo superloquio si adatta particolarmente bene quando viene suonato su un accordo di dominante. Guarda! Ciò accade perché all'interno del modo superloquio appaiono ben 3 suoni dell'accordo di settima di dominante. Un accordo di La settima infatti è formato dai suoni di La, Do diesis, Mi e Sol. Il modo superloquio di La ha all'interno la nota di La, la nota di Do diesis e la nota di Sol. Questi suoni sono corrispondenti alla tonica, alla terza maggiore e alla settima bemolle, sia della scala che dell'accordo. Gli altri 4 suoni del modo superloquio sono dunque i principali responsabili di questa dissonanza armonica che stiamo sperimentando. Infatti guarda, se andiamo a comparare tutti e 7 i suoni con l'accordo di La settima, abbiamo il La, che è la tonica, il Si bemolle, che è la seconda bemolle, il Do, che è la terza minore, il Do diesis, che è la terza maggiore, il Mi bemolle, che è la quinta bemolle, il Fa, che è la quinta diesis, il Sol, che è la settima bemolle. Dunque, le note di Si bemolle, Do, Mi bemolle e Fa sono i 4 suoni estranei dell'accordo di La settima che danno questa sensazione e questo suono veramente dissonante. Sarei curioso di sapere tu cosa ne pensi di questo modo superloquio. È un suono per te spigoloso e difficile da ascoltare o ti piacerebbe suonarlo? Fammi sapere nei commenti. Andiamo adesso a costruire un territorio armonico dove possiamo applicare questa scala e sentire l'effetto funzionale che possiamo ottenere. Possiamo sperimentare il modo superloquio di La, quindi il settimo grado della scala minore melodica di Si bemolle, all'interno di un blues minore in Re. I 4 accordi che applicheremo in questa struttura saranno Re minore settima, Sol minore settima, Si bemolle settima maggiore e La settima di dominante. Facciamo un primo esempio per riscaldarci utilizzando solo la scala di Re blues open position. Eccola qua. Avremo open 3, open 1-2, 1-3, 1-3-4, andando verso i bassi, 4-3-1, 3-1, 2-1 open, 3 open, 3 open, 4-3-1-3-4, open 3, open, dove abbiamo nuovamente la tonica. Proverò adesso ad alternare i 4 accordi della struttura di Re blues minore solamente con la scala di Re blues open position. Proviamo!
puoi scaricare tutti i tabulati e grafici delle mie lezioni e vuoi sostenere il mio canale, ti invito a dare uno sguardo alla mia nuova pagina Patreon. Bene, a questo punto siamo pronti per andare a sperimentare il modo superloquio di La, che verrà applicato nel momento in cui, sulla struttura, ci sarà l'accordo di La settima. Prima di procedere con questo esempio, andiamo a fare una veloce visualizzazione del modo superloquio di La suonato in prima posizione con doppia ottava. Abbiamo La, Si bemolle, Do, Re bemolle, Mi bemolle, Fa, Sol, La, Si bemolle, Do, Re bemolle, Mi bemolle, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi bemolle, Re bemolle, Do, Si bemolle, La, Sol, Fa, Mi bemolle, Re bemolle, Do, Si bemolle, La, Sol, Fa, Sol, La. Bene, tutto pronto. Proviamo adesso ad inserire all'interno del nostro blues anche la scala di La modo superloquio. Probabilmente notato, il modo superloquio non ha generato una sonorità dissonante fastidiosa. Questo perché l'accordo di La settima di dominante ha all'interno il tritono caratteristico della scala maggiore che giustifica ogni tipo di dissonanza. Come abbiamo detto prima, il modo superloquio può essere suonato in tanti altri posti della tastiera, ad esempio in quinta posizione. Proviamo adesso un'altra improvvisazione cercando di inserire anche il modo superloquio suonato in quinta posizione. Bene, se mi hai seguito fino a questo punto, innanzitutto ti ringrazio e ti invito a mettere mi piace ed iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. Nel video di oggi abbiamo utilizzato la struttura di Re minore blues. Se il blues minore ti piace, ti invito a guardare anche questo video dove andiamo ad approfondire altri concetti al riguardo. A presto!